La pandemia ha rallentato l'Italia del lavoro, ma non quella del crimine. Questo, in sintesi, emerge dall'ultimo rapporto Ecomafia 2021. Il fatto che ci ha più colpito è che ci attendevamo per i reati contro l'ambiente una diminuzione, come è capitato con tutti i reati nel paese durante il 2020 a causa dei lockdown. Invece è il contrario, i reati ambientali sono aumentati, soprattutto i reati contro la fauna, gli incendi boschivi già nel 2020, ma in una regione come la Campania persino i reati nel ciclo dei rifiuti. C'è un'economia in nero che ha continuato a produrre illegalità anche durante la pandemia. Investire nei rifiuti rappresenta la massima ricchezza per le organizzazioni mafiose, camorriste e 'ndranghetiste. E d'altro canto, le attività rilevate di traffico organizzato illecito di rifiuti vanno via via crescendo attraverso sistemi che si agevolano con proiezioni internazionali. I dati ci dicono che la lotta all'abusivismo edilizio è al palo. In Italia solo il 32,9% delle ordinanze di demolizione emesse dai comuni è stata poi effettivamente eseguita da un abbattimento. Il singolo, il cittadino, cosa può fare per limitare i reati ambientali? I reati ambientali determinano lesione del territorio e quindi è sul territorio che bisogna necessariamente intervenire. Basterebbe una segnalazione per consentire l'intervento delle forze di polizia e con essa l'apertura di indagini. Tutto si accelererebbe e maggiore sarebbe il contrasto.